Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph The Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Assassin's Creed 4 Black Flag. Finalmente ritorniamo quindi con la nostra Jackdaw e soprattutto col carissimo Edward per svolgere una nuova missione d'assassinio. A questo punto direi di aprire la mappa per vedere appunto di preciso la posizione. Vediamo, qui come vedete ne ho ancora altri di navali, e infatti questa è navale, ne ho ancora un bel po' da svolgere e che appunto su vostra richiesta vi mostrerò in futuri video, ma soprattutto cerco quelle d'assassinio perché appunto sono queste quelle che vorrei svolgere al momento. Quindi a quanto pare dobbiamo dirigerci in questa zona, missione d'assassinio, ottieni denaro medio, quindi ragazzi ci teletrasportiamo qui. Ed eccoci arrivati a destinazione ragazzi, siamo quindi sull'isola. Attenzione a non cadere Edward, perché altrimenti se ci spezziamo le gambine prima di fare la missione di certo non potremo svolgerla al massimo. Quindi ecco qua, ci sono, premiamo B per interagire. Come vedete questo vestito ragazzi è piuttosto figo, cioè è simile agli altri che abbiamo già visto in passato, ma questa colorazione lo rende davvero molto cazzuto. Un soldato spagnolo colpevole di violenza ai danni di innocenti ha disertato, sembra che si nasconda nei dintorni. Quindi ragazzi ovviamente accettiamo la missione. Il solito rotolo di carta che non si sa appunto cosa contenga, magari qualche segreto particolare. Si apre la mappa, sì, come al solito si apre e si trova appunto, credo piuttosto lontano dalla nostra posizione. Eh sì, un bel po' lontano. Quindi ragazzi ci teletrasportiamo qui. Ok ragazzi, io sono arrivato a destinazione. Tra l'altro salutiamo questa tartaruga che come vedete si muove in modo piuttosto veloce sulla sabbia. Comunque ragazzi, ora con una coscienza diversa diciamo rispetto all'uscita del gioco riesco a notare tanti dettagli che prima magari non avevo notato, come ad esempio queste tartarughe, una sorta di fauna e flora presente appunto in queste isole. Allora mi devo avvicinare a questo tizio che sanno solo grattarsi il culo, non so se leggete i sottotitoli ma ci sono paroloni alquanto particolari. Allora sono arrivato nella zona indicata, se utilizzo l'occhio dell'aquila ed eccolo là, c'è già il mio nemico. Tra l'altro è da solo, cioè che cavolo è, come può salvarsi sto tizio? Allora, vediamo se riesco a lanciare il dardo da corda. Sì, poverino, mi sa che l'ho ucciso così. Ok, con questa vista direttamente su una foglia, ma si è fatto abbattere in questo modo piuttosto ridicolo. Mi aspettavo qualcosa di meglio, devo essere sincero. Aveva addosso 12 real, bombe fumogene e proiettili che appunto già avevamo al massimo. Come vedete ancora devo raccogliere tutti questi scrigni. Tra l'altro qui c'è qualcosa legato a una mappa del tesoro. Vediamo, posso appunto avvicinarmi in questa zona. Non avevo recuperato appunto questa mappa. Interagisci. Tra l'altro non so cosa stia cercando il nulla. Vediamo, mappa del tesoro. Quindi ragazzi l'abbiamo ottenuta. Quindi magari in futuro se riesco a capire questa zona qual è, riusciremo quindi a trovare questa sorta di tesoro speciale. A questo punto ragazzi chiaramente svolgiamo un'altra missione d'assassino, raggiungiamola. Ok ragazzi, credo che siamo ritornati sull'isola di prima, no? Forse è diversa. Quindi ci accingiamo a svolgere questa nuova missione. Devo solo capire appunto dove si trova la piccionaia, o almeno questo era il nome che aveva nei precedenti Assassin's Creed. Qui ancora non ho capito come cavolo si chiami. Eccolo là, ci siamo ragazzi, devo prima salire quassù, ci sono. Comunque ragazzi non vedo l'ora di giocare ad Assassin's Creed Unity e vedere soprattutto i movimenti molto più fluidi di quelli di Edward, perché qui ancora sì, sono veloci ma comunque ci mette un po' di tempo a scavalcare e a fare cose del genere. Un gruppo di predatori di tombe inglesi è all'opera in zona, alla ricerca di cimiteri da razziare. Metti fine alle loro attività criminali. Predatori di tombe si chiama sta missione. Quindi ragazzi vi danno 500 reali in più se non entro in conflitto, più o meno come al solito come le altre missioni. Quindi vediamo un pochettino se si apre la mappa. Ebbene sì, si apre. Quindi si trova appunto a Castillo dei Jagua. Che cazzo di nome è? Quindi ragazzi a questo punto, e infatti non è dove ci troviamo noi adesso, ci teletrasportiamo qui velocemente. Ci siamo ragazzi, missione assassino, raggiungi il bersaglio. Quindi come vedete sono approdato su quest'isola, in questa zona. Ecco, ma perché non scavalcare? Cioè si butta sotto, perché fare sta cosa? Purtroppo credo di dovermi avvicinare a piedi, no? Anche se lì c'era comunque un passaggio mentre... Non entrare in conflitto, già. Aspetta, allora qua ragazzi, a questo punto credo ce ne siano un bordello di nemici. Almeno si spera, giusto per avere un po' di difficoltà in più. Magari se salgo da qua li vedo meglio o no. Invece non li vedo proprio, peggio ancora. Eccoli laggiù ragazzi, li vedo. Ne sono... Ok, ne sono tanti. Quello mi sta per vedere, via via via. Allora, vediamo un attimino quali sono le armi che io ho a disposizione. Ho le pistole, dardi soporiferi, ragazzi, questi li usiamo. Perché purtroppo non li uso da un bordello di tempo. Quindi lui
Dorme. Vediamo, riusciamo a beccare anche l'altro? Sì. Quindi vediamo un po'. In primo luogo voglio eliminare lui. Posso farlo? Se, con almeno senza che l'altro. Cioè, ho messo le lame, perché non usarle? Cioè, gli ha dato un calcio nelle palle, sì. Credo nelle palle a forza. Vediamo, ce ne sono altri nei dintorni? No, non mi sembra di vederli. Anche lui un calcio nelle palle, ma sì, se lo meritano tutti. Attenzione, bro. Sono coperto, sono coperto. Arriva, arriva il tizio. Aspetta, ragazzi. Allora, facciamo così. Anche lui con un bel dardo da corda. Ma visto! Non è possibile, porca miseria. Allora, lo attacco dall'alto. Colpisci, bro. Sì. Porca miseria, però sei stato individuato. Quindi, ragazzi, ci scordiamo i 500 reali in più. Ad ogni modo, ragazzi, non importa quelli che cazzo ci fanno là. Allora, invece di fuggire, voglio utilizzare i dardi del furore. Così si picchia una vicenda. O almeno si spera. Vediamo. E infatti, colpiti entrambi. Nonostante tutto vi ricordo che mi possono comunque individuare, ma spero si picchino a vicenda. Ecco, uno è morto, ma invece ora qua dobbiamo combattere. Ecco qua. Anzi, voglio utilizzare i pugni. Così vediamo se dopo tutto sto tempo Edward è ancora in forma. Già si è casciato, tra l'altro in maniera piuttosto strana e buggata, oserei dire. Tra l'altro questo è ancora vivo. Ce ne stanno altri nei dintorni, mi sa di sì, ragazzi, forse sono giù. Avvisatemi se vedete qualcosa. Ovviamente non ti avviseremo. Ciao. Non mi ha visto lui. Come ha fatto a non vedermi? Vabbè, comunque una bella botta. Non gliela toglie nessuno. Vabbè, più che botta, era abituato a Watch Dogs che gli dava una bella batosta in testa. Invece no, lui è più fine, non vuole picchiarli i tizi. Allora, vediamo. Perché ha una sola mano? L'altra mano dove ce l'ha? Ah, ok, ce l'ha appoggiata lì. Pensavo stesse facendo qualcosa di indicibile. Vediamo. C'è qualcuno qui nei dintorni? No. Quindi, ragazzi, a quanto pare il mio nemico non è quassù. Vediamo, proviamo ancora a salire. Aspetta, aspetta, aspetta. No, qua c'è uno scrigno, ma il mio nemico non è qua, è giù. Io ero convintissimo che fosse qua. Quindi, deprendiamo questo scrigno e poi vediamo se riusciamo a lanciarci. Vediamo, utilizzo l'occhio dell'aquila. Infatti, ha avvistato il tipacchio che dobbiamo abbattere. Quindi. Cavolo, ragazzi, quanto vorrei lanciarmi da qua, ma purtroppo non credo che infatti lo riesca a beccare. Direi a questo punto, sì, di utilizzare le doppie lame. Vediamo, lanciati, bro. Vediamo, attacco in corsa, ragazzi, io ci provo. Attenzione! Che cazzo è, perché non premi i tasti? Porca miseria. Ok, ha fatto una faccia come quando, non lo so, si è sorpresi, ma molto peggio. Evidentemente, ragazzi, il tizio, a parte che non se l'aspettava. Forse non era il giusto modo per abbatterlo, non lo so. Anche perché io volevo abbatterlo con un assassino in corsa, ma purtroppo non so perché il tasto, boh, ha failato. Non ci ha permesso di abbatterlo così. Oh cavolo, doppio assassino! Che cazzo è? Non me l'aspettavo. Vediamo, ce ne sono altri nei dintorni, mi sa di sì. Ed eccolo qui, lui che dorme. Ecco, ora lui lo elimina così. E poi arriva lui, che picchieremo con le nostre spade. O meglio, distruggeremo, devasteremo con le nostre spade. Quindi ragazzuoli, questo video di Assassin's Creed 4 Black Flag si conclude qui. Mi rimane un'ultima missione d'assassino da fare per sbloccare poi, se non sbaglio, le spade di pistola. Quindi se volete vedere appunto questo nuovo video in futuro di Assassin's Creed in cui vi mostro quest'ultima missione, ma soprattutto le spade di pistola, mi raccomando lasciatemelo scritto nei commenti qui in basso. Quindi ragazzuoli, vi ricordo di lasciare un mi piace e anche di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate già fatto. Quindi alla prossima, ciao!